Bentornati, buona giornata, buona serata. Se non dovesse essere una buona giornata, una buona serata, facciamo in modo che lo sia, ragazzi, facciamo in modo che lo sia. E dopo questo preambolo alla Pollyanna, ok? Passiamo al succo del discorso. Allora, titolo. Acquisti da Tigotà. Tigotà è arrivato qua. Nel senso che prima non c'erano, a Roma non ce n'erano di Ticotà. Sentivo, oh, lì da Ticotà costa meno. Sì, quello l'ho preso, ma da Ticotà costa meno. Qui Ticotà neanche l'ombra, adesso sono arrivati. Addirittura ben due punti vendita, se ho capito bene. Uno a Dragona, che è quello dove sono stata io, e uno sulla Prenestina. Vi lascio giù nell'info box gli indirizzi e le vie complete, ma comunque li trovate sul sito di Ticotà perché appaiono proprio i punti vendita. Ora, caso ha voluto che io vedessi un post di Giorgia April, ciao Giorgia, ti saluto se stai guardando questo video, su Facebook, dove diceva appunto che aveva aperto questo Tigotà vicino a casa sua. Ora, siccome io so che siamo abbastanza vicine, io e Giorgia, ho pensato sicuramente è vicino a me. Quando ho letto appunto la via, dico, cacchio, è vicinissimo, ok, molto vicino. E mi ci sono fiondata. E questo video appunto è farvi vedere un attimino, parlare insieme delle marche che ho scelto e se potete anche consigliarmi qualcosa, perché per me è nuovo. Io ci avrei perso una giornata, ci sono stata un'oretta e ho fatto abbastanza danni. O comunque, credevo peggio, ma è andata bene. Ma ci saranno altre ronde. Allora, qui ci sta il volantino, vabbè, eccolo qua. Allora, poi un po' con gli occhiali vi faccio vedere che cosa ho comprato e le marche. Un prodotto l'ho già provato questa mattina e vi so dire, gli altri no. Ah, veramente ne ho provati due. Eccola. Allora, tiro fuori tutto dal sacchetto. Ok, questo sacchettino. Allora, da che cosa partiamo? Partiamo da questa marca che si chiama Noa. Io ho appena terminato lo shampoo della Santé all'olio di oliva, che mi è durato una vita perché è molto concentrato e l'ho diluito diverse volte, spesso e volentieri. Ed era un bottiglione da 500 ml, se non mi ricordo male, ma mi è durato veramente, cioè, da prima delle feste che ce l'ho quel coso. Allora, e ne ho presi due di shampoo. Allora, Noa, questa marca Noa, se ho capito bene, è una marca con inci accettabile, non è totalmente bio, però è nickel tested. E non ha parabeni, schifezze, quelle cose qui. Prodotto professionale senza siliconi, parabeni, paraffina, oli minerali, DEA e SLS. Ok, che non ci sono coniglietti e cose ecocerte e via dicendo. Da quanto ho capito, alcuni prodotti sono verdi, verdi, verdi e altri, insomma, so and so, ecco, diciamo così. Allora, ho scelto questo shampoo idratante al finocchio dolce e proteine del grano. Questo qui, io l'ho utilizzato questa mattina per lavarmi i capelli. Mi piace abbastanza il risultato. La cosa che mi ha fatto impazzire è che profuma di mentuccia, ma la mentuccia è quella della trippa, non la menta delle chewing gum, del chewing gum. Che c'è sta qua? Menta, piperita, water, proprio ai primi posti, acqua, sodium, coco, sulfate. Vabbè, io non penso riuscirete a leggere l'inci perché non sta proprio a fuoco, insomma. Cerco di mettervelo così, vabbè. Comunque, ripeto, non c'è altro se non la scadenza, riciclabile e via dicendo. Comunque, ripeto, questi sono 250 ml, è una sottoforma di gel, ripeto, c'è questa forma, questo odore di mentuccia romana, cioè la trippa di prima mattina, ovviamente, e questa cosa me lo fa piacere. Comunque, è per capelli secchi, spenti, opachi e via dicendo, insomma, i miei sono abbastanza maltrattati. Eccolo qui. Quanto l'ho pagato? Ora ve lo dico subito perché qui c'ho lo scontrino. Ok, shampoo idratante al finocchio 4,99 euro, 250 ml di shampoo. Poi, sempre della Noa, mi tengo gli occhiali perché tanto dovrò leggere ancora. Ho preso questa crema ristrutturante allo yogurt, in pacco per capelli secchi, fragili e opachi, tanto per rimanere in tema, prodotto professionale senza siliconi, parabeni e bla bla bla.
Questi sempre 250 ml e la crema allo yogurt. Eppure qua mi viene fame. 5,99 € questa crema ristrutturante. Eccolo qua. Non è un impacco. E questo lo proverò. Questo non l'ho provato perché volevo vedere lo shampoo di suo come andava. Devo dire che mi ha districato anche bene i capelli, non c'è stato bisogno di balsamo e via dicendo. Il risultato mi piace. Li ha fatti belli lucidi lucidi. Che gli volevamo dire come primo utilizzo. Ok, poi vi saprò dire. Tra l'altro questa menta mi sembra che ci abbia pure un effetto energizzante sul cuoio capelluto, non lo so. Ci piace, ok? Poi ho preso questo sempre della Noa. Sempre uno shampoo però in questa scatolina. Della linea Leaves a base di acque attive di foglie certificate biologiche. Oh là là. Questi invece sono 200 ml, è sotto forma di tubo, non di bottiglietta, ed è sempre un gel trasparente. Ed è uno shampoo nutriente alle foglie di bambù. Non so se ve l'ho detto, questo costa 5,95 €, 200 ml di shampoo. Poi passiamo alla Bema. Oh, finalmente la Bema sotto mano. Ce l'ha fatta Peperini, Simona, mi spendi 0,9 con deodoranti, creme, via dicendo, ho provato diverse cose. Ed ho voluto provare due prodotti. Uno è il deodorante. Il deodorante c'era solamente la versione donna e la versione uomo. La versione donna, che è questo qui che ho scelto io, come la Bema, ecco la Bema è Bema Bio Organic Made in Italy. Ok, questo è proprio un marchio bio. Intanto. Ripeto, deodorante donna. Il deodorante donna ha come inci al primo posto rosa damascena flower water, perciò credo sappia di rosa. Deduco. È un vapo, sono 100 ml e la Bema Deo costa 8 €. Eccolo qua. Quello per uomo è alla lavanda e salvia, se non ricordo male. Comunque, c'erano solamente queste due versioni, donna e uomo. Ed ho scelto donna, ok? 8 euro. Quel famoso deodorante all'alume di rocca, quello in pietra che vi ho fatto vedere qualche tempo fa. Quello comincia a perdere colpi, ok? Poi, sempre di Bema, ho preso questo prodotto per i miei ragazzi. Questa è una linea Bimbi ed è una linea più che altro per neonati, lo vedrete dalla confezione. Uno shampoo delicato a mille bolle, c'è sta il gufetto qui, ma è troppo carino. Questo shampoo l'ho pagato 12 €, sono 250 ml e si presenta così, col gufetto. È tipo il classico applicatore, insomma, degli shampoo per neonati, ecco, diciamo così. I miei non sono più neonati, però comunque sono cucciolotti. E proveremo anche questo shampoo di Bema. Quindi, ragazzi, poi vi saprò dire. Poi, che altro ho preso? Mi sono imbattuta su uno stand di Emanuela Biffoli. Ma troppo carina sta cosa. Questi sono gli igienizzanti per le mani. Il profumo è alla rosa. E c'è questa custodia che si può attaccare alla borsa. La voglio attaccare alla borsa di, scusate, ve la faccio vedere, già che ci siamo, la borsa di Desigual, perché è fucsia all'interno. Secondo me sta molto carino e molto bene qua. Questa è una San Francisco Neo Grab di Desigual, ve la faccio vedere bene, già che ci siamo. Tanto siamo in chiacchiere, San Francisco Neo Grab. E questa ci sta bene sopra. Questo l'ho pagato di Manuela Biffoni. Manuela Biffoli, 2,99 €, carino, ma dai, carinissimo. C'era la ranocchia, c'era qualcosa, 29 ml di igienizzante mani, che questi fanno sempre comodo. Poi ho trovato questa linea di pennelli che si chiama Pro. Ho voluto provare questo pennello piccolino, cabuchino flat angolato. Quanto l'ho pagato? Pennello angolato 3,99 €, era quello che costava meno, gli altri costavano un pochino più, però ho visto altri pennellini interessanti che c'è un attimino da approfondire meglio il discorso. E poi ho preso due cose per finire allo stand della Essence. Questo top coat, che vedo che è piuttosto denso ed è un effetto gel look, plumping top coat, pagato pochissimo, penso di averlo pagato. Quanto l'ho pagato? 2,99
2,19 euro, ma pensavo meno. Sì. 2,19 euro. E poi sempre di Essence ho trovato il famoso pennellozzo col cuoricino in mezzo. Voilà, che carino, morbido morbido, un pennellozzo all over. E questo l'ho pagato 3,59 euro, carinissimo. C'ho il cuoricino. Cuoricino, insomma, dipende da come vanno a finire le setole. A me pare un chiozzone viola. E questo è tutto per quanto riguarda la mia prima punta al Ticotà. Ragazzi, se avete qualche consiglio sui prodotti di Ticotà a prezzi buoni, che avete visto che magari da Ticotà costano un pochino di meno, segnalatemeli. Altre marche interessanti fatemele sempre Ma non vi sapere. Vi ho detto che cosa indosso, che ve lo dico sempre. Allora, sulle mani, tutto sta capito, ve l'ho messi. Ciao, posso fare? Chiudi sto video. Allora, sulle mani ho questo bel blu è notte, bellissimo. E in effetti si chiama Midnight Sky ed è uno smalto di MAC. Midnight Sky. Midnight. C'ha dei riflessi che poi alla fine non si vedono sulle unghie, ma gli dà una bella luminosità. È un blu notte, vedete, sembra bellissimo in boccetta. È bellissimo anche sulle mani perché è veramente molto bello e luminoso. E eccolo qui. E sulle labbra ho il taupe di MAC, da un rossetto matte. Eccolo qui. Taupe. Mamma mia. Ma io mi sento. Si vede così. E basta. Questo era veramente, veramente tutto. Io vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!